Questo problema sulla densità richiede la soluzione di una formula inversa. Ricordiamo che la densità di un materiale è definita come rapporto fra la massa e il volume di un corpo costituito di quel materiale. Volendo determinare la massa del piombo, dobbiamo conoscere il volume che ci è fornito dal testo e la densità. La densità non è fornita esplicitamente, però si dice che il cilindro è costituito di piombo. Andando a consultare una tabella di densità, vediamo che il piombo ha una densità di 11.400 kg al metro cubo. Ora ricordiamo che in questo caso, avendo già le unità di misura espresse in metri cubi, è conveniente mantenere questa unità. E dunque la densità del piombo sarà 11.400 kg al metro cubo. Ci saremmo comportati diversamente se il volume fosse stato espresso ad esempio in decimetri cubi o centimetri cubi e avremmo probabilmente scelte altre unità di misura per la densità. Dunque ora abbiamo tutti i dati, abbiamo il volume, abbiamo la densità, resta soltanto da determinare la massa che quindi è l'incognita. Come fare a determinare la massa? Beh, quando una grandezza si trova in una equazione in compagnia, diciamo così, di altre grandezze, come in questo caso, occorre isolarla per risolvere l'equazione. E per isolarla noi possiamo moltiplicare il primo e il secondo membro per V, cioè per il volume. Questo consente una semplificazione a secondo membro che isola la massa. Dunque, avendo trovato la massa da sola, abbiamo risolto la formula inversa e potremmo scrivere che M è uguale a D per V. Andando a sostituire, al posto di D scriveremo 11.400 kg al metro cubo. Al posto di V metteremo il valore fornito di 0,2 metri cubi. In questo modo le unità di misura metro cubo e metro cubo si semplificano ed otterremo un risultato espresso in chilogrammi. Il valore è 2280 kg, che può sembrare un valore veramente grande, ma bisogna considerare la grande densità del piombo, 11.400 kg al metro cubo. Qui siamo di fronte a un quinto di un metro cubo e quindi anche la massa sarà un quinto di 11.400.